2022. Anche quest'anno è terminato con la proclamazione dei nuovi dottori e dottoresse Unijunior, questa bellissima esperienza per i ragazzi che hanno voluto sperimentare in un percorso di alcune lezioni l'esperienza universitaria giocando e stando insieme. Per noi è veramente una soddisfazione tutto questo, perché permette di entrare in contatto con loro e di far capire la bellezza della curiosità di capire le cose, la passione per seguire le proprie idee e al tempo stesso la volontà di studiare e di approfondire ciò che ci sta intorno. Quindi una grande soddisfazione, e poi permettetemi, questi ragazzi sono veramente straordinari. Oggi è una giornata molto speciale per noi, dopo 2 anni di chiusura forzata a causa Covid siamo riusciti finalmente, grazie all'Università di Parma, che è stata la prima università che ha nuovamente riaperto le porte al progetto di Unijunior, siamo riusciti nuovamente a portare centinaia di bambini nelle aule universitarie. Sono stati già più di 400 i bambini che si sono iscritti nuovamente a questo progetto. Oggi c'è la proclamazione di dottori laureati in Unijunior, questo è il diploma che riceveranno tutti i bambini che hanno partecipato a questa edizione. Devo dire che è stato davvero entusiasmante per noi finalmente rivedere tanti bambini entrare con il loro entusiasmo e la loro curiosità nelle aule universitarie, mani alzate, addirittura entravano di corsa. Davvero bene, da domani inizieremo a lavorare per la prossima edizione. È stato eccitante, bellissimo, soprattutto la parte col professore che faceva le battute, la bottiglia tipo che esplodeva. È stato bellissimo. Mi è piaciuta e abbiamo fatto degli esperimenti. A me mi è piaciuta di più la lezione sul cervello. Era stato bellissimo. E poi mi piace l'Unijunior perché ci sono le mie amiche.